Benvenuti in un nuovo video. Io sono Maria Sciara. Questo è il video che stavi cercando. Se anche tu come me sei un po' sfaticato, non hai voglia o semplicemente corri sempre, vai di fretta e vorresti truccarti prima di uscire, questo è il video che fa per te. Oggi vi proporrò un make-up molto veloce, super rapido, ovvero quello che faccio io quasi sempre per o andare al lavoro oppure uscire senza sembrare magari mummia che cammina. In realtà l'ho detto in parecchi video che la maggior parte delle volte che esco o che comunque mi voglio truccare per uscire, io non faccio o mai in tempo o non ho il tempo proprio materiale o molte volte anche voglia. Faccio dei semplici e veloci passaggi che mi rendono un pochino più sveglia. Sono truccata poco, ma secondo me fa tanto la differenza e volevo darvi qualche spunto anche a voi, magari può farvi comodo, dato che per me è letteralmente il salvavita quando devo andare al lavoro e non ho tempo per chissà che fare cosa, o semplicemente magari voglio uscire all'ultimo, mi dicono ah dai andiamo a fare un giro, ma non mi piaccio, voglio avere un aspetto un pochino più fresco, più vivo. E allora questo è il make-up che faccio di solito. Uno dei segreti principali per avere comunque uno sguardo, sia uno sguardo ma anche proprio il viso bello sveglio, è una buona base di skincare. Che ovviamente so che non tutti fanno, male, molto male, dovete fare skincare, è molto importante. Comunque quello che consiglio di fare e che faccio solitamente, dato che io ho la pelle abbastanza secca, vabbè, a parte detergere il viso, soprattutto se è prima mattina, penso che tutti ci laviamo la faccia. Cosa che io ho già fatto perché non ho un lavandino qui davanti a me e di conseguenza l'ho fatto in bagno. Di solito quando vado molto di fretta uso due step per la skincare, ovvero tonico, e questo è tonico e siero, questo qua di Fenty, e una crema idratante. In questo caso io uso quella di Fresh. Posso semplicemente i capelli davanti al viso giusto per essere più comoda. Procediamo con il siero su tutto il viso. Non so se vi ricordate, la prima volta che l'ho provata è stato perché ho trovato la mini size nel calendario dell'avvento di Sephora dell'anno scorso, e questa poi me l'ha regalata Johnny per Natale. Penso proprio a Natale. Sì, per Natale. Esatto, perché tanto io il calendario dell'avvento l'anno scorso non l'ho aperto a Natale, ma l'ho aperto qui con voi su YouTube. Cosa che quest'anno probabilmente non farò, perché aspetto un pochino. Nel frattempo vi spiego il motivo per il quale io probabilmente non prenderò il calendario dell'avvento di Sephora quest'anno e in generale qualche calendario dell'avvento qui su YouTube con voi. A me piacerebbe comprare e acquistare tutti i calendari dell'avvento, dal più low cost al più high cost. Però ovviamente devo fare una selezione, e in quella selezione se un calendario dell'avvento costicchia, perché comunque quello di Sephora rientra negli high cost perché è sul centinaio, diciamo, io prima di comprarli ovviamente me li devo spoilerare, perché non posso investire 100 euro per poi un calendario che magari alla fine contiene o prodotti che già ho o che non mi servono, che non fanno il caso mio. Ho fatto bene a spoilerarmelo, perché quello di Sephora quest'anno non mi piace quanto mi piaceva quello, mi è piaciuto quello dell'anno scorso, perché veramente secondo me è stato uno dei migliori calendari dell'avvento che abbiano fatto sia l'anno scorso ma in generale proprio. E di conseguenza, ok, nel frattempo che il siero si è asciugato vado a mettere la crema, e quindi quello è scartato. Avrei voluto, o meglio, l'idea ancora c'è, di prendere il calendario dell'avvento di Look Fantastic, che mi ispira un pochino di più rispetto agli altri che ci sono in commercio. Ha una buona percentuale di skincare rispetto magari agli altri, o in generale anche agli altri anni, perché appunto la skincare sta andando un sacco. Sono contenta perché mi dà l'opportunità, come appunto l'anno scorso quello di Sephora, di conoscere brand che non conosco, perché ci sono dei brand che ancora non conosco, di provare dei prodotti che avrei voluto provare. Il problema è che non sono ancora del tutto convinta, e se lo prenderò comunque non credo di farlo, cioè non lo so se ve lo faccio vedere qua su YouTube, perché per una volta volevo magari comprare un calendario dell'avvento e scartarlo giorno per giorno a Natale, quindi dal 1 dicembre fino al 24-25, dipende dal calendario. Quindi non lo so. In più, altri due che mi ispirano tantissimo di calendari dell'avvento sono il calendario dell'avvento di Nabla e il calendario di Kylie. Il problema qual è? È che uno, cioè, ma me potete fare i calendari da 12 caselle? Cioè, io veramente non ce la posso fare. Poi quello di Nabla, qua, perché l'unica cosa che ho visto che ho doppione, cioè che avrei doppione se prendessi il calendario di Nabla, sarebbe il Viper. Tutte le altre cose non ce l'ho, perché tra l'altro tra
Vabbè, magari per chi non se lo vuole spoilerare, tappatevi le orecchie, però non vi dico tutto, insomma, di quello che contiene il calendario, però c'è una delle tre palettine glitter che appunto ha creato il brand. Guarda caso è proprio la palettina che io non ho, perché come sapete io ne ho due, mi manca la terza, che qual è? Aspetta, io ho la Ruby e la Glorious, l'altra. Come che si chiama? Non mi ricordo. C'è proprio quella nel calendario, quindi c'ero tipo tentatissima. Però comunque c'è un costo elevato e sono 12 caselle. Cioè io non posso prendere in calendario da scartà per Natale e c'ha 12 caselle. Cioè non lo posso fare. Quindi se, non lo so, sono molto confusa in questo momento. Quindi non so se farò vedere o acquisterò il calendario dell'avvento, in poche parole. E comunque, già mi sono dilungata troppo. Fatti questi due step che sono super rapidi e veloci, e non come ho fatto io in questo momento che ho chiacchierato, cioè proprio pa pa pa, ti butti tutto in faccia e hai finito, passiamo al vero e proprio make-up. Allora, credo proprio che comincerò dalle sopracciglia. Vi faccio rivedere ovviamente il Fix It di Essence, perché ultimamente sto utilizzando questo. E secondo me lo step sopracciglia, per chi le fa, è uno step fondamentale da non saltare, semplicemente perché ti dà la possibilità di proprio alzare lo sguardo. Di conseguenza, già tirando su le sopracciglia, sembra in questo caso che io abbia già uno sguardo più sveglio. Ovviamente, come vi dicevo nello scorso video, un tipo di gel per le sopracciglia così, quindi con lo scovolino a mascara, è l'opzione più rapida, comoda, perché letteralmente fate così e avete fatto. Secondo passaggio importantissimo per me, non riesco assolutamente a uscire se mi devo truccare senza il mascara. In questo caso vado con il Vicious. Questo tra l'altro è il passaggio che mi impiega più tempo, perché cerco sempre di fare super piano per non impiastricciare tutte le ciglia e fare un effetto più naturale possibile. Per ora diciamo che ci siamo, poi vado ovviamente a pulire la palpebra perché mi sono ovviamente sporcata, ma questo succede sempre, sia che io vada di fretta che abbia tutto il tempo del mondo come in questo caso, perché alla fine adesso non sto correndo perché sto registrando, ma comunque in ogni caso io il mascara me lo metto sempre dappertutto. Questo passaggio può essere replicato, ovvero se non sono soddisfatta della quantità applicata vado a rifare una seconda passata poi in un secondo momento. Rullo di tamburi, strano ma vero, ma quando vado di fretta, ma in realtà anche proprio in generale nell'ultimo periodo, non sto mettendo mai, e dico mai, il correttore. Sì, non ci credo nemmeno io che proprio detesto le mie occhiaie, perché probabilmente forse le vedo ancora di più di quello che in realtà sono, cioè le vedo molto più evidenti, quando in realtà mi hanno detto ma no dai, non hai delle occhiaie pessime. Boh, secondo me sì, perché non mi piacciono, quindi ovviamente per me sono le occhiaie più brutte del mondo, più scure del mondo, ma ultimamente sto riuscendo a camuffare questa cosa e riesco a non mettere il correttore, perché ovviamente uno, bisogna sfumare parecchio per avere un effetto molto molto sfumato, soprattutto per me che non utilizzo il fondotinta, quindi devo sfumare molto bene il correttore con il resto del viso del mio incarnato, perché ovviamente sennò si vedrebbe troppo lo stacco, e questo mi implica proprio abbastanza tempo. Secondo, devo per forza andarlo un minimo a settare con la cipria che mi secca ancora di più il contorno occhi, dato che ho la pelle secca, quindi mi evidenzia poi le pieghette del contorno occhi dove si va a depositare il correttore. Quindi diciamo che è uno step che ultimamente non mi dispiace nemmeno poi più di tanto skippare, perché appunto almeno non sembro vecchia decrepita quando poi mi si secca tutta questa zona con la cipria. Quello che vado a fare è, ovviamente, non può mancare un po' di blush. Io di solito uso questo qua, liquido di She Glam, che tra l'altro mi sta finendo e ho ricomprato. E intanto lo vado a mettere, vedete, proprio ce ne sta pochissimo. Sto raschiando il fondo del barile. Che poi per me sono abbastanza rapidi questi passaggi, perché i prodotti che utilizzo più spesso io li ho sempre in queste due pochette. Qua tengo anche i pennelli, perché ci entrano, come vedete. In queste due pochette io tengo di solito i prodotti che utilizzo più spesso, quindi è anche più facile, se avete un tipo di organizzazione come il mio, ritrovare i prodotti anziché magari andarli a cercare e spulciare nella makeup collection, che magari si possono mischiare, possono andare a confondersi con altri eccetera. Quindi io letteralmente non devo fare altro che prendere i prodotti e spiaccicarveli in faccia in maniera abbastanza decente,
Questo penso sia abbastanza scontato. Quindi vado con un pennello a sfumare il mio blush, perché ovviamente col pennello ho una pigmentazione maggiore. Quando devo andare ad attenuare il colore, vado direttamente con la spugnetta bagnata. Sto parlando a macchinetta, mi sta venendo l'ansia. Perché? Perché devo, faccio sempre i video tipo correndo. Maria, calmati. Anche perché poi se corro, voi capite anche di meno quello che dico. Io comunque non riesco a capire perché sono così scura in video. Cioè, io spero che poi quando andrò a montare il video sul computer la luce sia normale, perché vi giuro che io mi vedo scurissima. Vabbè, poi è tutto buio in camera mia, quindi più di quello io non posso fare. Che ho combinato qua? No, non so se lo vedete. Cioè, io ho ficcato la manica dentro la mia... La manica nella merenda. Nella marmellata. Va bene, non fa niente, andiamo avanti. Come vi dicevo, vado ad aiutarmi con la spugnetta per sfumare meglio. Ovviamente vado a fissare il blush in crema con un blush in polvere. In questo caso, sempre questo qui di Shiglam. Sto utilizzando proprio i prodotti che utilizzo quando vado di fretta. Con un altro pennello così abbastanza morbido, prelevo un po' di prodotto, vado a picchiettarlo nella zona dove appunto avevo sfumato il blush in crema. Cioè il blush liquido, scusate. Mettere il blush anche senza una base, secondo me, per come lo vedo addosso a me, ovviamente, poi dipende da incarnato, pelle, eccetera, va a camuffare, correggetemi se sbaglio, il fatto che io abbia le occhiaie scure, perché ho più colore qui, quindi si evidenzia questa parte qua, ed è questa parte che è in risalto, quindi quella un pochino più colorata. Di conseguenza, secondo me, le occhiaie si notano di meno. Con un altro pennello, appunto questo con cui di solito applico la cipria, vado a prelevare un po' di cipria, un po' di cipria, in questo caso questa qua di Nabla, levo l'eccesso e vado a... Uno, faccio in modo che il blush si fissi ancora di più, anche la polvere. E due, vado a sfumare. Si fonde bene con il resto del viso. Perché vedete che comunque si vede il blush. Beh, dal vivo un po' di meno, con le luci è un pochino più sparaflesciato. Però in ogni caso questo mi aiuta a sfumare meglio. Un altro step secondo me molto importante, che mi piace assai, è fare le lentiggini finte. Anche questo secondo me, non so, sveglia un pochino, cioè cattura l'attenzione anche in questa zona, e quindi secondo me leva l'attenzione dalle mie occhiaie. Non lo so, magari sono tutte pare mie, cose mie, però per me funziona. E se esco con la consapevolezza di fare questo make up e far sì che le mie occhiaie si vedano di meno, io sono più contenta. Poi magari non è vero, è tutta una cosa mia, una mia paramentale, però almeno esco felice credendo che le mie occhiaie non si vedano, poi magari si vedono anche di più, però questo è quello che pensa il mio cervello e va bene lo stesso, va bene così. Quindi vado a fare le lentiggini finte, in questo caso sempre il prodottino di Shiglam, e qui mi collego a quello che ho detto nello scorso video, ovvero non sono più abituata a fare le lentiggini con una base, perché quello che faccio io è fare le lentiggini esattamente sulla mia pelle. Quindi vedete come tipo le sfumo rispetto al video precedente? Secondo me l'effetto è molto più naturale. Vado con il mio miglior alleato del periodo, ovvero il The Deep Eyeliner Brown Waterproof, ovvero questo fantastico e meraviglioso eyeliner marrone di Essence. Non vi sto dicendo che vado a fare l'eyeliner. A volte quando ho un po' più di tempo oppure mi sento un pochino più ispirata, lo faccio. Non faccio l'eyeliner con appunto l'eyeliner, oppure faccio un eyeliner sfumato con un ombretto marrone o nero che sia. Ma non vi sto per dire che andrò a fare l'eyeliner, perché vado semplicemente a fare la codina all'interno dell'occhio marrone. È un piccolo dettaglio, rapido da fare, ma fa la differenza. Siamo arrivati agli ultimi passaggi, ovvero illuminante immancabile secondo me. Lo metto sempre un pochino. Di solito utilizzo questo qua di Clio, utilizzo questo qua di Clio che è dorato, però ho anche quello di Shiglam che è molto figo perché è super olografico, è tipo verde e viola, quindi lascio un bel colore rosato. Comunque lo metto un po' qui, sul naso, anche sotto il sopracciglio. Ultimo step, ma non per importanza, vado ad idratare le labbra. In questo caso io ultimamente sto semplicemente, dato che ho qua, vedete, le ferite e il labbro spaccato, vado con un lip balm, quindi spesso utilizzo o questo qua di Fresh, che tra l'altro mi sta anche finendo, oppure quello di Fenty. Di solito prima di fare il make up sulle labbra vado ad applicare un impolpante, solo che in questo caso, avendo proprio ferite aperte, non lo vado a fare, cioè metto solo o un gloss, come in questo caso questo
stupidi fenti oppure semplicemente un lip balm o quello che insomma ho. In questo caso andrò semplicemente con il Pro Kisser, il lip balm di Fenty, che oltre ad idratare le labbra, in questo caso guardate che bello effetto super gloss che fa. E teoricamente possiamo dire e possiamo affermare che il restauro veloce è terminato. Quindi questo è quello che spesso mi trovo a fare se devo andare al lavoro oppure se devo uscire e non voglio darmi una sistematina veloce senza fare chissà che cosa. Quindi se o non c'ho voglia o non c'ho tempo semplicemente. Unica cosa in più che faccio se magari devo uscire di sera, e ve la faccio vedere perché ovviamente ne vale la pena, uno dei miei illuminanti preferiti, se non l'illuminante per eccellenza secondo me, cioè uno dei più belli. So che a molte persone non piacciono gli illuminanti con i glitter, quindi a base trasparente pieni di glitter, ma a me piace da morire, il Diamond Bomb di Fenty. Vado con un pennellino e quello che faccio se devo uscire di sera è semplicemente prelevare e applicarlo nell'angolo più interno dell'occhio, solo qua, non su tutta la palpebra. A volte lo vado a mettere anche su tutta la palpebra, ma lo vado ad applicare qui, in modo che ho praticamente tutta questa parte illuminata. Fidatevi che se non avete questo illuminante lo dovete comprare. Se non vi piace un illuminante del genere, ho spostato tutto col piede. Vabbè, se non vi piace un illuminante del genere addosso, quindi sul viso, so che comunque ha un costo, perché questa è una mini size, ovviamente una full size ha un costo abbastanza elevato per essere un illuminante, ma secondo me vale tutti i soldi, anche solo come ombretto, cioè veramente è da avere. Dopo quest'ultimo tocco un po' più serale secondo me, ma me lo faccio anche di giorno, non è quello, era solo per farvi vedere l'aggiunta in più che faccio a volte, posso annunciarvi che il make up da restauro in pochissimi minuti è concluso. Ta-da! Che ne dite? Che ne dite? Adesso mi avvicino un pochino per farvi vedere l'effetto finale. Posso dire la mia, ovviamente sono di parte perché la faccia è la mia e il make-up l'ho creato io su di me, però così mi sento molto molto meglio. Quindi questo è il look terminato, spero che vi abbia... Oggi non so parlare, mi si inceppa la bocca, cioè tartaglio, che problemi ho? Aiuto! Spero che questa idea make-up vi sia piaciuta. Per fare un recap veloce, perché ovviamente io adesso ho chiacchierato, ho parlato, quindi il video sarà durato sicuramente troppo. Comunque, in breve, che cosa faccio? Uno, tiro sulle sopracciglia, applico il mascara abbastanza perché a me piace metterne in quantità abbondante, blush, lentiggini finte, illuminante, lip balm, codina interna dell'occhio con un eyeliner marrone o una matita marrone e fine, cioè ecco il make-up. Secondo me travolge tantissimo, ovviamente come vi ho fatto vedere all'inizio del video, una buona skincare di base aiuta sicuramente e già quella rende un viso molto più sveglio, cioè fa, non dico il 90% del lavoro, ma ci siamo quasi. Ovviamente se non avessi messo la crema idratante il resto del viso non sarebbe così luminoso, sarebbe un pochino più spento. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile per prendere spunto, magari qualche trucchetto per migliorare il vostro make up. E sono curiosa anche di sapere quali sono i vostri trucchetti per rendere un make up veloce, super efficiente. Quindi lasciate un commento qui sotto, sono proprio curiosa. Mi raccomando, non dimenticate soprattutto di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Io vi ho detto tutto, quindi come al solito vi saluto. Mi sono scordata. Ovviamente andatemi a seguire anche su IG, vi lascio il mio profilo qui. Ora ho detto tutto, quindi vi posso salutare e noi ci vediamo nel prossimo video. Woohoo!